Allora, grazie dell'introduzione. È una competizione un po' sleale quella. Noi siamo gli accademici, siamo stati presentati come quelli del rigore. Veniamo dopo invece la Monica Riccioluta con gli occhi azzurri che con la storia delle chiavi ha emozionato tutti. Noi col rigore rischiamo di svuotare l'aula. Ma la sessione si svolgerà in questo modo, cercheremo di vivacizzarla il più possibile. Da un lato io vi presento molto brevemente il razionale le giustificazioni di questa valutazione che abbiamo fatto, poi Di Monaco e Pilutti presenteranno la parte più quantitativa dei meccanismi e Barbone e Castriotta invece la parte degli esiti, dei risultati di lungo periodo. Tutta questa storia è nata, la storia della valutazione è nata 2 o 3 anni fa quando discutendone insieme in occasione di un corso di formazione sull'equità qua organizzato in Friuli, si diceva insomma ma che contributo il progetto microaree può dare ad aumentare le prove scientifiche di quello che funziona per ridurre le disuguaglianze di salute. La partenza era stato appunto le disuguaglianze di salute che hanno quasi dappertutto dove si presentano con una certa regolarità nel nostro mondo occidentale la stessa forma. Guardate lì, abbiamo l'aspettativa di vita a 35 anni degli italiani, in azzurro la media italiana, tra quelli che hanno una laurea, quelli che hanno la maturità e quelli che hanno appena la scuola dell'obbligo. Vedete, ci sono 3 anni di differenza tra la scuola dell'obbligo e la laurea, c'è un gradiente regolare, disuguaglianze presenti, le vediamo dappertutto, su tutte le dimensioni sociali, su tutte le dimensioni, gli indicatori di salute, in questa forma qua, e hanno a che fare con la posizione sociale di una persona, cioè con la quantità di risorse, di capacità e competenze con cui una persona sta sulla scena della vita, qua misurata con l'istruzione. Però se lo guardate il rosso, sono le stesse disuguaglianze viste nelle regioni del Mezzogiorno. Sistematicamente ci sono uguali, poveri e ricchi hanno differenze significative nel Mezzogiorno, però in più nel Mezzogiorno perdono un altro anno di speranza di vita. Questa è una caratteristica di tutti questi profili, quando andate a guardarle, sia a livello europeo, sia a livello italiano, sia a livello delle nostre città, c'è un pezzo di disuguaglianze che ha a che fare con chi sei, le competenze e le capacità, e un pezzo che ha a che fare invece con dove stai, e le due cose interagiscono. Questa è esattamente la ragione per cui ci siamo chiesti, ma per caso le microaree non ci possono insegnare qualcosa sul dove stai? Perché noi sappiamo che la posizione sociale in termini di grado di controllo che una persona, un individuo ha sulle risorse materiali, di prestigio, di aiuto, possono avere un'influenza sulle disuguaglianze di salute in termini di mortalità, morbosità, traumatologia e disabilità, attraverso sia un effetto diretto della posizione sociale sulla salute, sia sul fatto che l'esperienza di malattia ti fa perdere colpi sulla posizione sociale, sia perché la posizione sociale influenza i mediatori dell'effetto sfavorevole sulla salute, che sono tanti, sono le esposizioni e la vulnerabilità, i principali fattori di rischio psicosociali, comportamentali, ambientali e l'accessibilità ai servizi. Tutto questo, sappiamo, esiste, di nuovo in un senso o nell'altro come direzione, sono le spiegazioni, ma sono il chi sei. Il fatto è che più andiamo avanti, più vediamo che anche il dove stai fa la differenza. Il dove stai cambia l'intensità con cui si manifestano queste disuguaglianze. E la domanda che ci siamo fatti è quali politiche e azioni possono servire a ridurre queste disuguaglianze, è quello di cui discutevamo nel corso di formazione che avevamo fatto a Udine, dove abbiamo iniziato a parlare di questo. E questa doppia, abbiamo detto, vabbè, sul chi sei ci sono già in tanti che lavorano, sono le politiche di distribuzione, predistribuzione, redistribuzione delle risorse individuali. Sul dove stai ci sono pochi che lavorano. Bisogna chiedersi perché certi contesti di vita capacitano le persone con poche risorse a non farsi troppo male nella loro storia di vita. Questa è la domanda. Cosa vuol dire questi contesti capacitanti? Contesti capacitanti, cioè quanto questi contesti aumentano le abilità individuali e le possibilità di scelta per non farsi male
in questa storia di risorse, di poche risorse che le persone più povere hanno. Questa è stata esattamente la domanda che abbiamo fatto alle microaree, perché in quella discussione viene fuori che le microaree erano una delle esperienze più significative di creazione di contesti capacitanti, che però non era ancora stata adeguatamente valutata. Dal punto di vista scientifico c'era l'interesse a cercare di imparare che cosa si poteva imparare dalle microaree. Dal punto di vista delle amministrazioni che oggi ci ospitano è esattamente quella di dire: ma stiamo andando nella direzione giusta? In tempi di restrizione di risorse stiamo usando bene le nostre risorse se le investiamo nelle microaree? Ecco che allora la domanda è stata: proviamo a identificare quali sono i meccanismi attraverso cui le microaree generano effetti positivi su questa storia di disuguaglianze di salute, e i meccanismi sono quelli della generazione del capitale sociale, cioè di quelle interazioni sociali attive, strumentali, che servono a scambiare cose che servono alle persone per risolvere i problemi, o espressive, che creano invece climi di fiducia e di reciprocità utile. Ecco, allora la domanda a cui abbiamo provato a rispondere è se funzionano, e avremo due tipi di risposte. Una, quella che vi propone l'Università di Torino, che ha lavorato su quanto le microaree effettivamente sono servite a far crescere quel capitale sociale che risolve i problemi di salute. Questo è un pezzo della ricerca. La seconda ricerca è quanto le microaree sono state in grado di influenzare le differenze di salute. Vedrete che entrambe queste ricerche, questa seconda condotta all'Università di Udine, si agganciano a questa teoria del cambiamento che abbiamo descritto un po' in questo schema, e cercano di dare una risposta della scienza in più sulle conoscenze che ci mancano ancora per capire cos'è che funziona esattamente di questi passaggi. Quindi vi racconteranno una storia interessante. Non andatevene dalla sala, passo la parola a Roberto Di Mezzo. Bene, buongiorno a tutti. No, quella di Monaco. Ok, grazie. Allora, io sono un sociologo dell'economia e del lavoro, come anche Silvia Piluti è una sociopsicologa, quindi il nostro obiettivo è stato concentrarci su quei meccanismi che stanno dietro quello che il professor Costa ha descritto. Abbiamo organizzato un percorso di valutazione ad hoc su questa iniziativa e ve la espongo rapidamente in tre punti: la teoria del progetto e anche come abbiamo deciso di definire e misurare il capitale sociale, quali sono stati gli aspetti più importanti della strategia di valutazione che abbiamo utilizzato e i risultati che abbiamo conseguito. Allora, la storia che noi abbiamo molto chiara è questo rapporto tra la scarsa disponibilità di risorse di una persona, le difficoltà di controllo sulla salute e la cattiva salute. Per un sociologo il problema si pone cercando di capire quali meccanismi sociali ci sono dietro questo meccanismo di trasmissione. Perché io individualmente ho poche risorse, ma perché dovrei avere poi poca salute o cattiva salute? Allora, la teoria che sta dietro questo è che le persone non vivono isolate, vivono dentro un contesto sociale che può essere la scuola, il lavoro, in questo caso il condominio, il luogo di vita. Le interdipendenze, le relazioni che le persone hanno nei luoghi dove vivono sono cruciali per determinare i loro comportamenti. I comportamenti rischiosi per la salute, su cui le persone hanno scarso controllo per motivi di scarse risorse e scarse capacità, si realizzano in questi contesti sociali. A seconda della fisionomia che ha il contesto sociale, del tipo di relazioni che ha, cambia questa relazione tra le risorse della persona e la cattiva salute. È possibile avere poche risorse e attenuare l'effetto sulla cattiva salute. Quindi il contesto sociale non è qualcosa di astratto dal punto di vista della teoria sociale, è
il modo con cui si declinano quei meccanismi sociali che generano un effetto. Dal punto di vista della teoria, per cambiare il contesto sociale, cioè aumentare quelle qualità delle relazioni che attenuano l'effetto delle poche risorse e poche capacità, noi abbiamo fatto riferimento alla teoria della ricercazione e dell'apprendimento, cioè le persone quando insieme mirano a cambiare il contesto dove vivono, il sistema di relazioni dove vivono, hanno degli effetti collettivi anche sulle capacità individuali di gestire e di fronteggiare i problemi. Questi sono meccanismi di apprendimento, sono studiati in questo modo. Quindi la ricerca si è concentrata su come riuscire a identificare e misurare in modo strutturato, facendo riferimento a quello che si sa della teoria sociale, questi meccanismi. Per fare un rapido esempio, se il soggetto D vive in un condominio con altri quattro soggetti e ha dei problemi di risorse che gli impediscono di tenere sotto controllo la propria salute, per esempio non riesce a camminare, una situazione tradizionale di intervento sanitario si ipotizza che il soggetto D si rivolga a dei servizi per avere aiuto. Anche nel caso in cui ci sono interventi più sofisticati, centrati sulla persona, per esempio attraverso il case management e così via, l'idea è che c'è una sorta di mediatore che mette in miglior collegamento il soggetto, la persona, con i servizi che possono dedicarsi alla sua salute. Il disegno, diciamo, dal punto di vista della scienza sociale, che fisionomia ha questo intervento? Quali sono le proprietà che lo qualificano dal punto di vista del capitale sociale? Ne abbiamo messe in evidenza due. Una è quella che l'intervento non si circoscrive al soggetto D che ha dei problemi, ma mira a mettere in relazione diversa l'intero insieme di soggetti che si scambiano attraverso delle relazioni una serie di risorse che cambiano la capacità individuale di fronteggiare i problemi. L'altro, e questo è un effetto di comunità generato dall'intervento come obiettivo e poi come risultato, che cambia il sistema di relazioni tra le persone. Lo chiamiamo capitale sociale propriamente. Il secondo effetto riguarda quello che è emerso molto bene anche dalle testimonianze ed è il rapporto tra i servizi, cioè la figura dell'operatore di microarea mobilita le relazioni tra i servizi, che non sono solo più sanitari, sono anche altri servizi che in parte sono mediati dall'operatore ma in parte intervengono direttamente rispetto al medesimo contesto sociale. Quindi queste sono dinamiche strategiche della gestione delle relazioni che stanno da un lato nel disegno dell'intervento e dall'altro nella teoria del cambiamento a cui facciamo riferimento. Come abbiamo impostato la strategia di valutazione? Abbiamo fatto attenzione in particolare a questi punti. Noi abbiamo molto condiviso il percorso col gruppo degli operatori delle microaree, anche perché loro sono profondi conoscitori di questi meccanismi, anche se li chiamiamo magari con linguaggi diversi, ma abbiamo allineato i linguaggi e noi non abbiamo messo in atto un disegno di valutazione che si collocasse all'esterno e dall'alto rispetto al progetto. Anzi, noi ringraziamo molto gli operatori perché attraverso la condivisione delle nostre discipline, dei nostri punti di vista, siamo arrivati a capire meglio che cosa effettivamente si cercava di far capitare in quei contesti e che cosa dovevamo riuscire a misurare. Il punto chiave è stato che abbiamo messo a fuoco che i problemi sociali e problemi sanitari, erano l'elemento di congiunzione tra le fragilità delle persone e la cattiva salute, e quindi tutta la nostra attenzione si è concentrata su questi problemi che abbiamo ricostruito insieme agli operatori, di cui ne abbiamo selezionati 25
e su cui tipici che capitano alle persone che poi hanno dei problemi di salute, su cui ci siamo concentrati. Quindi abbiamo operativizzato il concetto di capitale sociale per riuscire a misurarlo, abbiamo fatto il questionario insieme, che è un questionario del tutto nuovo, che non si trova, almeno noi non l'abbiamo trovato in questa forma in letteratura, come misurazione di capitale sociale rispetto alla salute. Abbiamo costruito il campionamento, grazie al rapporto con l'Università di Udine, che ha fatto un lavoro molto grosso di ricostruzione di un contesto quasi sperimentale. Cioè abbiamo preso i soggetti in trattamento alla microarea e abbiamo trovato dei sosia che avessero all'inizio del progetto condizioni analoghe di età, salute e così via, e li abbiamo intervistati oggi cercando di costruire una situazione a caso e controllo quasi sperimentale, anche se era impossibile farla realmente sperimentale. Però questa è una particolare attenzione alla costruzione del campionamento. E abbiamo poi gestito tutti i problemi di discesa sul campo e di discussione dei risultati insieme al gruppo. Questi risultati sono già stati discussi insieme al gruppo di ricerca, perché questa è la logica che ha ispirato questo lavoro di valutazione, che difendiamo dal punto di vista metodologico. Ci sembra l'approccio più proficuo per riuscire a evidenziare questo tipo di risultati che stiamo cercando. E sostanzialmente il questionario è stato strutturato cercando di identificare negli ultimi 2 anni della vita di queste persone che abbiamo intervistato, che alla fine sono state 600, 200 in trattamento microarea, 200 esterni alla microarea ma sosia, i quasi diciamo appaiati 10 anni prima col nostro campione, e altri 200 che abbiamo preso dentro la microarea, vicini di casa quasi, dei trattati in microarea, ma non in carico ai servizi. Questo lo abbiamo fatto per cercare di cogliere un effetto alone di questo cambiamento delle relazioni sociali all'interno della microarea per l'intervento. Quindi dicevo, abbiamo identificato un elenco di problemi tipici, abbiamo identificato un elenco di interlocutori, perché volevamo ricostruire il capitale sociale così come l'abbiamo chiamato, non in modo generico, come viene fatto di solito nelle ricerche della network analysis, dove vengono identificati il numero di interlocutori con cui entri in relazione. A noi interessava molto qualificare questi interlocutori che costruivano insieme ai soggetti questa rete capace di fronteggiare i problemi. E l'ultimo punto è stato la ricostruzione del processo, cioè a chi ti sei rivolto, come rapidamente è intervenuto, ci torneresti ancora e così via. Quindi la nostra rilevazione è stato un tentativo di misurazione analitica di tutto ciò che era capitato rispetto a un determinato problema in termini di attivazione della rete sociale intorno alla persona, misurata da diverse dimensioni, però misurata nel senso di contata. Questo ci ha dato possibilità di utilizzare tecniche quantitative su questo campione quasi sperimentale per cercare di verificare quello che andavamo a cercare. Rispetto al capitale sociale, abbiamo usato un'accezione di capitale sociale un po' originale che è presente in letteratura. In letteratura sono presenti 4 tipi di definizioni di capitale sociale. La posizione sociale, hai più rete perché sei più in alto nella scala sociale. La fiducia come territorio, territori dove c'è più adesione civica, dove la gente vota di più, partecipa di più, e questo fa capitale sociale, ma generico, sulla comunità nel suo intero. Invece la rete attiva, cioè chi veramente ti aiuta quando hai dei problemi, questa è la definizione su cui noi abbiamo puntato, cioè un capitale sociale che ci interessa certamente in termini di rete generale, ma ci interessa quanto si attiva quando la persona ha bisogno. Quindi l'ipotesi è che questo intervento punti a creare un tipo di capitale sociale che è un capitale sociale attivo e che si mobilita intorno alle persone quando ci sono dei problemi.
Naturalmente abbiamo cercato di misurare anche quelli che non ci interessavano direttamente, nel senso che abbiamo misurato sia la posizione sociale sia la fiducia in senso generale, proprio per vedere quale di questi capitali sociali veniva mobilitato da questo tipo di intervento. Questo è il disegno quasi sperimentale del campionamento, che ci porta a confrontare questi due gruppi a distanza di tempo, ipotizzando che potessero avere forti somiglianze all'inizio e che adesso sono differenziati dal luogo dove risiedono, anche se su questo abbiamo scoperto una cosa interessante che però è coerente con la logica del progetto. Allora, veniamo ai risultati. Noi abbiamo organizzato la nostra ricerca dei risultati intorno a 6 ipotesi. Abbiamo fatto delle ipotesi sulla base della teoria dell'intervento e del cambiamento che ci stava dietro e siamo andati a cercare nei risultati se in qualche modo potevano essere verificate con quello che è la potenza di un campione relativamente piccolo dal punto di vista statistico. Le 6 ipotesi sono queste, che abbiamo verificato e che poi vi illustro rapidamente attraverso i risultati quantitativi. L'effetto dei determinanti sulla salute, cioè questa catena causale che noi troviamo nelle ricerche generali, se la trovavamo anche con le persone del progetto. È vero che essere deboli dal punto di vista delle risorse, della posizione sociale, dell'istruzione, genera un effetto sulla salute? La seconda ipotesi, quale ruolo giocano i problemi? È vero che i problemi hanno questa funzione chiave nel rendere concreto il passaggio dall'avere scarse risorse all'avere cattiva salute? Non è un passaggio automatico, chi l'ha detto? Questo passaggio avviene attraverso la mediazione dei problemi. Quando hai scarse risorse, ti trovi davanti a un problema, non sai come affrontarlo e a quel punto il problema genera la cattiva salute. Quindi il ruolo dei problemi. Il capitale sociale, così come l'abbiamo definito, aiuta davvero a risolvere i problemi? Questa è la terza ipotesi. Il quarto punto, che è l'elemento un po' nuovo che diciamo abbiamo rinvenuto e che dal punto di vista analitico della ricerca ha generato delle complicazioni, è il fatto che le persone in carico alla microarea, cioè quelli che abbiamo usato come punto di riferimento, che abbiamo intervistato, sono le persone esposte al trattamento, che sono in carico alla microarea, quelli che beneficiano maggiormente dell'intervento diretto. Ecco, queste persone sono persone che hanno notevoli criticità e quindi stanno tendenzialmente peggio degli altri. Ma questo è logico, perché il criterio selettivo del reclutamento nel bacino di trattamento dei soggetti della microarea è proprio persone che stanno male, che stanno peggio, che hanno particolari criticità. Questo naturalmente dal nostro punto di vista richiede di dimostrare che persone che stanno peggio starebbero ancora peggio se l'intervento non ci fosse, perché la loro salute è fortemente compromessa dalla situazione problematica che hanno e l'intervento in qualche modo va controcorrente e attraverso la costruzione del capitale sociale tenta di frenare quell'effetto che si verificherebbe e che si sta verificando nel momento in cui l'intervento prende in carico le persone. L'ipotesi 5 è la più complessa, su cui abbiamo lavorato molto, e cioè l'intervento, come l'abbiamo descritto, effettivamente potenzia il capitale sociale per affrontare i problemi? Ora, questa risposta, dalle testimonianze delle persone che vivono in prima linea, è già ovvia. È ovvio che il capitale sociale aiuta le persone a risolvere i problemi. Il nostro obiettivo era farlo emergere anche dal punto di vista statistico e con strumenti di misurazione che non guardano le esperienze singole, ma guardano alla panoramica del campione nel suo complesso. L'ultimo punto è se la salute sarebbe peggiore se l'intervento non fosse avvenuto.
Questo abbiamo anche tentato di farlo, sapendo che tendenzialmente quelli della microaree stanno peggio proprio perché stanno peggio, sono oggetto di intervento. Quindi lo si può fare solo attraverso una strategia di ricostruzione statistica della situazione dei soggetti. E vi farò vedere il risultato. Allora, molto rapidamente, sull'ipotesi 1 abbiamo ricostruito attraverso due indici, un indice di salute mentale che è, diciamo, di benessere psicologico e un indice di salute fisica, che sono gli standard che utilizza l'Istat e che sono utilizzati a livello internazionale. C'è una batteria di 12 domande che vengono pesate poi per la misurazione della salute mentale e della salute fisica. Noi abbiamo fatto queste domande a tutti gli intervistati e abbiamo collocato le persone su queste scale internazionali di valutazione della salute. Abbiamo verificato che effettivamente ritroviamo nel campione puntualmente quel tipo di meccanismo che ci saremmo aspettati, e cioè il disagio economico misurato attraverso i problemi abitativi, del degrado dove abiti, e una scala di prestigio sociale, che è un modo sofisticato di misurare la posizione nelle occupazioni. Questi tre indici, ecco, abbiamo visto che rispetto alla salute mentale, effettivamente il disagio economico abitativo e l'autonomia fisica sono i determinanti che portano le persone in una situazione critica. Qui è interessante vedere che la salute mentale è soprattutto condizionata da indicatori di breve periodo, cioè la crisi nei mezzi economici, la possibilità di fronteggiare le difficoltà economiche e la possibilità di avere autonomia fisica, movimento, sono le cose che generano un effetto sulla salute, sul benessere mentale. Mentre sulla salute fisica, che non era il bersaglio principale della nostra ricerca, perché non è che avevamo l'ambizione che la creazione di capitale sociale risolvesse immediatamente dei problemi di salute fisica, soprattutto quando sono già gravemente compromessi. Ecco, quello che viene fuori è il risultato atteso, e cioè che sono le fragilità di lungo periodo, in questo caso a parità di età e di genere, gli anni di studio, cioè l'istruzione, che hanno un effetto sulla salute fisica. Quindi il quadro rispetto a salute fisica e salute mentale ci ripropone la situazione che il professor Costa ci ha fatto vedere a livello nazionale ed europeo. Le persone più fragili sono quelle che stanno peggio dal punto di vista della salute. Qual è il meccanismo che influenza la salute mentale? Abbiamo detto che sono importanti i problemi. Allora abbiamo fatto due passaggi. In primo luogo abbiamo visto che queste stesse variabili che noi chiamiamo determinanti sociali di salute sono quelli che generano, che stanno dietro il numero e il tipo di problemi che le persone si trovano davanti. Quindi, misurato statisticamente, il nostro indicatore di criticità di problemi dipende strettamente da queste fragilità, queste stesse che chiamiamo determinanti di salute. D'altro canto, se facciamo il passo successivo, il numero di problemi a parità di genere, di età, di prestigio sociale, di anni di studio, è quello che è direttamente legato, che influenza direttamente la difficoltà, la fragilità di salute. Quindi nella catena determinanti sociali, salute, possiamo legittimamente inserire i problemi che sono sanitari ma soprattutto sociali e che stanno in mezzo, cioè il reale effetto dei determinanti sociali è mettere la persona davanti a dei problemi critici che non riesce ad affrontare. Questi problemi critici, se non affrontati, generano una ripercussione sulla salute. A questo punto la terza ipotesi è: ma allora questi problemi possono beneficiare effettivamente di un accrescimento
del capitale sociale, che è il bersaglio dell'intervento. Qui non sto a farla lunga, abbiamo misurato il capitale sociale in molti modi, che sono i diversi modi con cui la letteratura misura il capitale sociale, oltre al nostro indice che è proprio centrato sulla risoluzione dei problemi. Quello che vediamo è che a parità sia di età ma anche di disagio economico, non essere aiutati è l'elemento statisticamente significativo e determinante per trovarsi in cattiva salute. Quindi effettivamente il rapporto tra capitale sociale, cioè la rete di persone che hai intorno e che ti aiuta a risolvere i problemi, è determinante sulla salute, perché chi non è aiutato è quello che sta male. Questo lo abbiamo misurato in vari modi, anche introducendo la misurazione stessa dei problemi dentro il modello statistico di analisi. Ipotesi 4. Queste persone che stanno nella microarea, che sono oggetto di trattamento, sono effettivamente più deboli degli altri. Da questo punto di vista hanno effettivamente delle fragilità molto più forti. Voi vedete la linea dello zero, sono quelli, i sosia, che stanno fuori dalla microarea, mentre le barrette rappresentano la situazione delle persone che stanno nella microarea e sono oggetto di trattamento. Vedete, soprattutto sul disagio economico, ma anche sul prestigio sociale, sugli anni di studio, sul vivere soli, la barretta rosa che rappresenta i trattati in microarea mette in evidenza un profilo socio-economico fortemente più fragile. E anche un problema di salute, perché vedete che l'indice di salute mentale, quindi di benessere fisico e anche di salute fisica, sono in una situazione di maggiore difficoltà e fragilità. Ora, anche dal punto di vista del capitale sociale misurato come fiducia generale, questi soggetti che stanno nella microarea sono soggetti più problematici, cioè sono soggetti che hanno un maggiore livello di diffidenza e un minore livello di fiducia nella società nel suo complesso. Questo è molto importante perché ci indirizza verso l'idea di quale tipo di effetto ha l'intervento, che non è immediatamente un effetto sull'intero modo di percepire le relazioni sociali. È un intervento direttamente sulle relazioni sociali che aiutano la persona nel suo ambiente dove ha i problemi. L'ipotesi 5, passiamo in rassegna alcuni risultati che entrano proprio sul punto chiave, cioè come agisce il capitale sociale. Primo punto, l'intervento ha davvero creato una situazione di maggiore aiuto? Allora, le barrette rappresentano nella parte alta il totale di problemi che hanno le persone dentro la microarea oggetto di trattamento confrontate con quelle che stanno fuori, con i loro sosia, che rappresentano lo zero. Allora vedete che arriviamo ad avere, per esempio, rispetto alla casa, quasi il 50% in più di problemi. Tutta l'area dei problemi ci fa vedere che sono persone che devono fronteggiare una gamma di pericoli per la salute, di problemi, pericoli per la salute molto più forte. Ma vedete le barre in basso? Sono costruite con un indice di attivazione che conta sostanzialmente quante volte sei stato aiutato tutte le volte che avevi dei problemi. E la cosa che si vede è che questi soggetti, pur essendo molto più fragili, sono molto più aiutati. Cioè, rispetto a loro, si è sviluppata un'attivazione che li porta ad aver avuto un aiuto su tutta la gamma dei problemi che hanno incontrato. Li abbiamo divisi in problemi
che riguardano la salute, la casa, il quotidiano, il vivere quotidiano e il vicinato, problemi specifici legati al vicinato. In questo caso, se guardate gli assi, sono indicate le percentuali di quante persone sono sopra la media rispetto a quella dimensione che viene misurata nel grafico. Il pallino rosso rappresenta la situazione dei 200 trattati in microaree, il pallino verde sono, il pallino azzurro sono quelli fuori microarea, sono i sosia. Allora, in questo caso vedete che l'attivazione, persone che hanno avuto una attivazione di aiuti esterni sono molto di più nel caso dei trattati microarea, cioè hanno molti più problemi, l'asse verticale, ma hanno anche molti più aiuti. Quindi crescono, l'effetto dell'essere trattati in microarea non riduce i problemi, che sono molti di più, ma aumenta l'attivazione della rete sociale intorno. Se andiamo a disaggregare col nostro termometro che abbiamo usato nel questionario chi sono questi soggetti che aiutano, vediamo che le persone del pallino rosso sono meno aiutati dai familiari, perché spesso non hanno la rete di assistenza dei familiari. Invece sono più aiutati proprio dai tre aspetti che ci aspettavamo, cioè dai vicini, dai medici e dagli operatori di microarea, che costituiscono la più grande differenza nella rete di aiuto di questi soggetti. È molto interessante, lo vedremo nei grafici dopo, il fatto che c'è una mobilitazione anche dei vicini di casa in questa costruzione di rete di aiuto. L'altro punto, un altro punto interessante riguarda in questo caso sempre chi sono gli interlocutori, in questo caso ci dice questo grafico che questa rete di attivazione è una rete direttamente promossa dall'intervento, perché abbiamo esplorato la possibilità che fosse una rete in qualche modo costruita naturalmente. La cosa interessante che si vede da questo grafico, vedete l'indice di attivazione richiesta da altri, è una situazione che fa vedere che la rete che si è attivata per risolvere dei problemi ha avuto un innesco dentro il contesto locale, cioè le cose che ci raccontavano prima, abbiamo chiesto a Michelino di andare ad aiutare l'altra, qui emerge come una strategia sistematica di richiesta di mobilitazione che muove la rete a partire da input, e poi naturalmente, siccome il meccanismo del capitale sociale della fiducia è un meccanismo che si consolida nel momento in cui si rompe la barriera di diffidenza, l'input serve a partire e poi mano a mano si consolida la rete di aiuto. Però per noi è molto interessante il fatto che ci sia una importanza di questo innesco, perché è l'elemento che collega il capitale sociale creato con il meccanismo generato dall'intervento. Questo punto tocca un altro aspetto, cioè ci siamo chiesti, ma saranno sovraaiutate queste persone su cui si concentrano tutte queste attività e tutta questa rete di aiuto? No, non sembrano sovraaiutate, nel senso che ricevono molti più aiuti dei loro sosia che stanno fuori, ma in proporzione ai problemi che hanno avrebbero ancora un po' di spazio di crescita di aiuto per riuscire ad avere sempre una copertura. Cioè, nonostante l'intervento riesca ad attenuare molto l'effetto dei problemi, capitano ancora dei casi in cui sarebbe auspicato una
maggiore presenza di qualcuno intorno che ti aiuti. Quindi per noi questo è stato un misuratore dell'eventuale sovraintervento. Risulterebbe di no, non c'è un eccesso di intervento, ci sarebbe ancora spazio di crescita. Questo è un altro modo per misurare la stessa cosa, sono dei modelli costruiti sui tre campioni e si vede che mentre nella microarea è il problema che genera la situazione critica, negli altri due campioni, oltre al problema, c'è il fatto che nessuno ti aiuta. Quindi le due cose, mentre nel campione fuori, quelli non soggetti all'intervento, c'è una sorta di abbinamento, solitudine e problema, in quelli interni c'è il problema, ma non si dichiara la solitudine e l'assenza di una rete che ti aiuti intorno al problema. Questo è un indice di soddisfazione, cioè noi abbiamo chiesto alle persone in che misura l'intervento in qualche modo li aveva aiutati a risolvere il problema, perché un conto è intervenire, essere presenti e fronteggiare, aiutare a fronteggiare il problema, un altro conto è che la persona riconosca successivamente che l'intervento è stato effettivamente utile a fronteggiare il problema. Questo misuratore ci dice che effettivamente questa soddisfazione c'è e viene riconosciuta l'efficacia dal punto di vista personale dell'intervento che è stato svolto. Questo è anche interessante perché ci dice che i trattati in microarea hanno una peggiore fiducia della società, ma hanno una migliore fiducia di quello che hanno intorno. Questo è un po' paradossale ed è molto interessante dal punto di vista della configurazione delle reti sociali in un quartiere difficile. Di solito le due cose vanno insieme, anzi di solito è peggiore la percezione di quello che hai intorno e poi è negativa la percezione della società, ma è peggiore perché è quello che hai intorno che ti genera i problemi, no? Chi vive in una situazione dove è continuamente minacciato, dove non si sente sicuro. Qui la situazione è ribaltata, cioè le persone dicono che si fidano poco della società, ma dicono che nel loro contesto c'è qualcuno che lavora per migliorare la società. Abbiamo formulato una batteria per misurare la percezione della mobilitazione di soggetti attivi per costruire, diciamo, per migliorare il contesto dove vivi. E quando si parla del contesto prossimo, molto vicino alla persona, queste persone diventano immediatamente positive, molto di più degli altri, e dicono che l'abbiamo chiamato contesto cooperativo per dire che hanno questa visione positiva del fatto che le persone che ho intorno sono persone che costruiscono qualcosa di buono, che migliorano la realtà dove viviamo. Un altro aspetto, vediamo l'ultimo punto, cioè dove, appurati tutti questi passaggi che risultano, trovano riscontro nei dati, ci siamo ancora chiesti se riuscivamo a misurare in qualche modo l'effetto differenziale sulla salute, sapendo che noi abbiamo questo grosso problema che quelli trattati nella microarea stanno peggio, proprio perché sono stati scelti dall'intervento. Allora abbiamo usato una strategia di simulazione dove abbiamo detto le persone fuori microarea, i SOSIA, hanno un indice di benessere, di salute mentale di 43,58. Se noi prendessimo queste persone e gli dessimo, l'abbiamo fatto in senso statistico, la stessa, non la stessa età perché ce l'hanno già, sono dei SOSIA, ma gli dessimo le stesse condizioni economiche, le stesse difficoltà abitative, le stesse situazioni che generano cattiva salute in quelli della microarea, gliene attribuissimo uno per uno in modo statistico, quale salute verrebbe fuori? E è venuto fuori che la salute mentale stimata, cioè quella che avrebbero simulando statisticamente,
è più bassa, è questo 40,94, di quella che loro invece manifestano realmente. Allora, questo è come se fosse un gioco sperimentale dove noi possiamo presumere che la salute stimata che avrebbero questi soggetti all'interno della microarea in assenza dell'intervento sarebbe peggiore. Ora, questa differenza è significativa e è il modo che noi possiamo provare a simulare per chiudere alla fine il cerchio sulla salute, sapendo che sulla salute sono molto più solide le conclusioni a cui si può arrivare con la ricerca che adesso ci presentano i colleghi dell'Università di Udine, che lavora invece su tutta la popolazione, mentre noi in questo caso abbiamo lavorato, misurato correttamente tutta la catena causale fino alla crescita del capitale sociale e agli aiuti. Sulla salute non potevamo che usare questi dati simulati su solo queste 200 persone, quindi siccome gli indicatori di salute hanno diciamo certe caratteristiche è più difficile riuscire a far emergere un risultato. Comunque il risultato è significativo anche solo applicato su questa, in questo modo, con questa strategia di analisi, anche solo su questo piccolo gruppo. Grazie. Grazie. Prima di passare alla seconda ricerca, invito l'assessore Grilli, che ci ha raggiunto per portare appunto di là, sì, in salute dell'amministrazione comunale. Buongiorno, scusate il copioso ritardo, ma chi si occupa dei nostri temi sa che la variabile è sempre alla porta e quindi ci anche sta che il rappresentante dell'amministrazione comunale non porti soltanto un indirizzo di saluto all'inizio e poi scappi via, ma magari intervenga a metà del convegno. Risulta difficile però anche portare solo un indirizzo di saluto dopo che esponenti di spessore sono intervenuti su un tema che direi è il tema su cui si dibatte da molto tempo. 20 anni sono passati dall'inizio di un percorso iniziato con Habitat microaree e poi evoluto, in Habitat microaree. Quindi questo convegno porta un po' il disegno di quello che questa comunità vuole intraprendere come percorso. Io non ho potuto seguire i lavori, per cui non so cosa sia emerso, ma sicuramente saranno oggetti di analisi, perché chi fa politica dovrebbe dare sempre delle risposte. Io onestamente mi pongo sempre delle domande. Prima di tutto io intervengo sempre con molto pudore, con molto rispetto, perché i temi che affrontiamo toccano la parte più fragile della nostra comunità e quindi a questa va rispetto, pudore, professionalità, fantasia, e credo che questo progetto abbia in sé, incarni in sé tutte queste situazioni. Dopo 20 anni però è forse anche il tempo di sedersi, come abbiamo fatto oggi, e capire cosa è successo, come si è evoluta, ma soprattutto cosa vogliamo fare della nostra comunità. Come possiamo intervenire in uno scenario che in 20 anni è completamente e radicalmente cambiato. La fragilità è diventata ancora più fragilità, e la fragilità ha colpito fasce di persone che fino a poco tempo fa non conoscevano questa parola. Oggi il tema quindi è la sostenibilità,
E la domanda che io mi pongo è: bene, questo progetto ha fatto, ma deve diventare equo in tutto il territorio, se effettivamente vogliamo dare una risposta di linearità alle persone che hanno bisogno del nostro servizio. E quindi questa io credo sia la sfida: come possiamo far diventare il nostro territorio una microarea? Questo io credo sia il tema che andrà sviluppato da qui in poi e a breve tempo, perché è evidente che se non lo affrontiamo in maniera compiuta, seria, decisa, è un tema che ci sovrasterà. E noi oggi abbiamo gli elementi per capire come poterlo fronteggiare. Il tema dell'equità, secondo me, è un tema che va affrontato proprio in un momento storico molto complesso, dove evidentemente i nostri operatori lo sanno, i nervi sono molto tesi e la gente fa molta fatica a comprendere anche le difficoltà di apparati che si muovono in maniera differente, ma che hanno comunque un unico obiettivo, quello di dare un conforto, una luce di speranza alle nostre persone che vivono una difficoltà. Io un elemento però di grande soddisfazione su questo tema e su questo progetto lo voglio dare. Ha insegnato a lavorare insieme, e quando parlo con i miei operatori e con gli altri operatori degli altri enti vedo davvero una luce nei loro occhi. È bello lavorare insieme, è bello confrontare insieme, abbiamo macchine però differenti. Questo sta un po' alla politica, fare in modo che queste macchine in un momento così importante e così delicato comincino davvero a viaggiare insieme e con tempi e diritture assolutamente univoche. Questo io credo sia il segnale che vogliamo dare, che daremo anche a chi ha la possibilità di legiferare. In questo momento è una grande responsabilità ed è una grossa sfida, proprio perché le nostre persone che hanno bisogno dei nostri servizi, e quando dico nostri non lo dico con la N minuscola, ma lo dico con la N maiuscola, proprio perché a loro noi dobbiamo tutto il nostro sapere, tutta la nostra professionalità, e quindi dobbiamo garantire che questi percorsi vadano in qualche maniera sottoposti ad un giudizio che è nostro, ma anche a una valutazione di cosa vogliamo fare da oggi nel futuro. Ecco, io mi auguro che queste due giornate pongano non tutte le risposte, ma sicuramente una risposta e una base di ripartenza, perché è vero che dobbiamo continuare a lavorare, ma è anche vero che dobbiamo modulare i nostri servizi a seconda della fotografia di quello che la comunità ci chiede. E quindi grazie per gli spessori degli interventi, grazie per chi, a tutti gli operatori hanno partecipato, ma grazie soprattutto al lavoro di chi ogni giorno sta a fianco delle nostre persone, perché a loro dobbiamo dire il nostro grazie. Grazie Assessore, adesso presentiamo la seconda ricerca, quella appunto sugli indicatori sanitari che il Professor Barbone introduce. Buongiorno a tutti, io sono qui oggi perché alcuni anni fa sostanzialmente la direzione delle microaree mi ha coinvolto appunto con l'obiettivo di condurre una valutazione sull'efficacia sanitaria del progetto microaree. Proprio perché questa valutazione non fosse una valutazione interna ma esterna e fosse una valutazione appunto fatta non da termini autoreferenziali. Per questo, secondo me, non è mai stato scritto, ma secondo me sono stato scelto perché ero il cattivo per eccellenza. Cioè, ero un universitario, venivo da Udine e i miei colleghi anche torinesi sanno che tendo a tirar fuori i problemi, a mostrare i punti deboli delle attività. Quindi credo che questo sia il motivo per il quale siamo qui. Poi ho lavorato, la storia, così la vita mi ha portato a Trieste,
e adesso appunto lavoro all'IRCCS Burlo Garofalo, ma il gruppo, il team che abbiamo messo insieme per fare questa valutazione include appunto il dottor Castriotta dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e anche docente universitario a Udine, e la dottoressa Gian Greco che ha lavorato per molti anni all'Università di Udine e adesso è anche lei al Burlo. Obiettivi. Qui non stiamo a dire che i determinanti sociali influenzano la salute. Non siamo qui a dimostrare questo. Questo è stato dimostrato 40, 30, 20 anni fa, 10 anni fa. Viene dimostrato e presentato su pubblicazioni scientifiche che su riviste di tutti i paesi, il New England Journal of Medicine, per esempio, il BMJ, British Medical Journal, riviste che non sono riviste di parte, riviste scientifiche. Questo, il fatto che i determinanti sociali della salute pesino tantissimo, questo è stato dimostrato. Ovviamente poi l'organizzazione dovrebbe applicare queste dimostrazioni nel contesto e ci sono delle difficoltà evidentemente molto pratiche, sono state appena citate anche dall'assessore, sono state citate dai colleghi precedentemente. Qui stiamo a vedere se in questo specifico contesto delle microaree di Trieste vediamo dei risultati proprio che dimostrano che questa diversità di luoghi di fatto, del dove, non della persona tanto, ma del dove e cosa è stato fatto in quei contesti, le microaree, se questo in qualche maniera ha cambiato quello che poteva essere un atteggiamento rispetto appunto ai servizi sanitari. Si può valutare. Forse sono stato anche scelto perché questa è una missione molto difficile fare questa valutazione, perché questa valutazione non è stata fatta su un disegno di studio prospettico che oggi ci mettiamo intorno a un tavolo e raccogliamo tutte le informazioni necessarie che avremo tra 20 anni, o non è stato fatto 20 anni fa raccogliendo tutte le informazioni. Questo è uno studio retrospettivo che riguarda la storia sostanzialmente degli ultimi 10, poi in realtà vediamo sono 15 anni di dati sanitari correnti. E comunque abbiamo questa ambizione di dire il progetto è efficace a intercettare appunto il bisogno di salute dei residenti. E come? Facendo attraverso i percorsi di prevenzione e i famosi percorsi di prevenzione, i percorsi diagnostico, terapeutici e assistenziali. Cioè, in sostanza, i partner di questo progetto stanno importando, hanno portato le persone, non le persone, ma la comunità, anzi, verso i percorsi che sono stati anche questi dalla letteratura, ma dall'evidenza non solo scientifica, ma dall'evidenza sul campo, che i percorsi che vanno attraverso i percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali sono alla fine quello che è l'obiettivo e non lavorare in sanità in termini di urgenza o di emergenza. Questo è quello che cerchiamo di dimostrare. Cerchiamo di dimostrarlo attraverso delle misure che sono in particolare le misure dei ricoveri e le misure di prestazione di pronto soccorso, in particolare misure relative ai ricoveri appunto urgenti piuttosto che i ricoveri programmati, piuttosto che gli accessi al pronto soccorso. E allora è questo che dobbiamo in qualche modo dimostrare. Potremmo voler dimostrare semplicemente che c'è una riduzione dei ricoveri urgenti. Certamente questo è stato uno degli indicatori più importanti che abbiamo cercato. Potremmo desiderare di dimostrare che c'è stato in alcuni casi un aumento, magari a seconda delle condizioni di ricoveri programmati, e una riduzione contemporanea dei ricoveri urgenti. Noi vorremmo essere in grado, tutti noi, credo, io sono un epidemiologo, ma uno che si occupa di prevenzione principalmente, noi vorremmo tutti vedere
che la prevenzione è dimostrata essere efficace, no? Quindi ancora prima noi preferiremmo non vedere neanche le prese in carico diagnostiche o terapeutiche o gli accessi agli ambulatori. Vorremmo vedere la gente che non va in ospedale, non va in ambulatorio, non va da nessuna parte, ma si diverte, sta bene ed è felice, ama e amata. Credo che questo sia l'obiettivo. Questo è più difficile da misurare. Abbiamo queste informazioni? Questo è il punto un po' chiave. Abbiamo delle dimostrazioni che sono altrettanto, diciamo, scientificamente validate, come diciamo la letteratura ci dice. Non ci sono tante situazioni, diciamo, simili a questo progetto del microare che hanno dimostrato appunto efficacia specifica, proprio con un'analisi metodologicamente molto molto accurata. Ce ne sono alcune in pratica relative proprio ai ricoveri urgenti e al pronto soccorso, però di fatto per certi versi questa analisi, questa valutazione riteniamo, non credo di essere diciamo autocelebrativo, relativamente originale, ma molto complessa però, molto complessa. Riguarda appunto un'attività, una serie di misure, di eventi che emergono tra il 2006 e il 2015, quelli che sono appunto le misure che facciamo, gli accessi al pronto soccorso e in particolare gli accessi programmati o urgenti in termini di ricovero. Quindi un lungo periodo, cosa è successo in questi 10 anni? Ma chi erano le persone nel 2006? Ci domandiamo e ci siamo domandati. In 10 anni cambiano tantissime situazioni. E noi che cosa abbiamo in mano? Abbiamo in mano e vogliamo dimostrare che non il singolo soggetto che è stato seguito nella microarea piuttosto che altrove, ma che la comunità, la microarea, rispetto alla non microarea, ha portato, questo intervento ha portato a una riduzione, diciamo, sostanzialmente dei ricoveri urgenti di fronte a una, comunque un affrontare i problemi di salute. Il mondo è cambiato in questi 10 anni, le amministrazioni sono cambiate, le persone, i dirigenti, le persone delle microaree. Noi abbiamo avuto moltissime persone che ovviamente sono spostate dalle microaree alle non microaree e viceversa. Come facciamo a distinguere quello che è l'intervento che hanno ricevuto da una parte piuttosto che dall'altra? Queste sono complessità molto notevoli. I dati a nostra disposizione. Questi sono studi, è uno studio di popolazione. Qui abbiamo cercato di mettere dentro tutti i soggetti assistiti nell'azienda sanitaria in quel determinato periodo storico. Il Friuli Venezia Giulia, con una politica certamente di lunga visione, da decenni ha sviluppato un sistema informativo regionale importante. Questo va coltivato, va preservato, mantenuto, arricchito, va messo a disposizione di chi fa indagini, di chi fa anche ovviamente assistenza, ma proprio per la valutazione. Abbiamo tutti delle leggi da rispettare, particolarmente della privacy, ma sappiamo benissimo che la forza che c'è di quello che è stato costruito nei decenni sta anche nell'appunto poter dimostrare e rendere trasparenti quelle che sono le attività e quelli che sono gli esiti. Che cosa avevamo a disposizione al momento del disegno? Gli accessi al pronto soccorso, procedure diagnostiche, ricoveri, eventualmente esami di laboratorio, acquisto di farmaci con prescrizione. Questi sono diciamo, i dati sanitari correnti e poi gli outcome, quindi gli esiti di riferimento, la mortalità, le SDO, cioè le schede di dimissione ospedaliere, gli accessi al sistema dell'emergenza, qualche informazione sulle prestazioni ambulatoriali e eventualmente le prescrizioni farmaceutiche. Ricchezza di dati. Un altro dato che va e viene, che è e non è presente nei nostri
repository, come si chiamano, sono proprio l'uso, diciamo, di quelli che sono i dati proprio georeferenziati. Devo dire che ho un certo orgoglio che l'Università di Udine, noi abbiamo dato alla regione nel decennio passato molte risorse e costruito un sistema di georeferenziato dei nostri assistiti e residenti in Friuli Venezia Giulia. E molto chiaramente c'è molta attenzione nell'uso di dati georeferenziati proprio per il discorso della privacy, ma è la chiave evidentemente di quello che è l'informazione individuale rispetto a quella che è l'informazione della comunità, il stare in una comunità, in una sezione di censimento piuttosto che in un altro. Per ogni sezione di censimento in Italia e anche in Friuli Venezia Giulia ci sono dei parametri, indici di deprivazione che ci dicono quanto in quel contesto evidentemente l'area è, ha una sua appunto ricchezza o deprivazione, dato fondamentale che va preservato e dato a disposizione di chi lavora, non solo degli epidemiologi. Il dato che abbiamo utilizzato è un dato anonimizzato e quindi noi avevamo a disposizione soltanto appunto la definizione di microarea, eri in microarea, non ero in microarea, e ovviamente tutte le prestazioni, ma non avevamo appunto la possibilità di aggiungere dati al database regionale, al repository regionale. Ok, quindi totalmente blind, cioè tutto quello che c'era è stato utilizzato, senza bias, anzi con quelle che sono le caratteristiche della distribuzione sul territorio. Quindi questo porta a una validità clinica, a una copertura di popolazione, uno studio di popolazione e la possibilità appunto di valutare popolazioni con una certa ampiezza volendo. Cosa abbiamo fatto a questo punto? Abbiamo sentito i colleghi della direzione delle microaree che ci hanno detto: ma noi abbiamo definito le microaree proprio per rispondere ai bisogni più importanti della territorio dell'azienda ospedaliera o università o sanitaria universitaria eccetera. Quindi quelli che stavano nelle microaree, abbiamo visto, del resto i colleghi ci hanno dimostrato, hanno una serie di parametri in termini di indicatori sanitari di partenza nettamente peggiori degli altri. Questa è l'altra veramente difficile impostazione di un disegno di studio. Quindi stiamo lì a dimostrare poi cosa succede nei 10 anni successivi, sapendo che partiamo da una situazione per definizione peggiore nelle microaree rispetto agli altri. È una missione impossibile questa, alla fine dimostrare che in questa microarea, nelle microaree è andata meglio piuttosto che nelle altre. Benissimo, però esistono, per quello che è l'utilità degli epidemiologi, esistono gli epidemiologi, volente o nolente, e hanno un paio di metodi per cercare di rendere confrontabili situazioni che non sono confrontabili. Un disegno a priori, cioè restringere l'analisi a persone che diventano confrontabili, e quindi eliminare per esempio persone, abbiamo fatto, nel tempo si sono spostate dalla zona microarea alla zona non microarea e viceversa, perché alla fine non sapevamo se uno era evidentemente non era stabile, poteva evidentemente aver ricevuto o non aver ricevuto l'intervento. Questa era la prima cosa. Seconda cosa è cercare di scegliere tra i soggetti delle non microaree, cioè sostanzialmente tra il resto della provincia di Trieste, di fatto, i soggetti che erano più simili a quelli delle microaree, con una volta si diceva con un appaiamento o con un matching, come nel glossario epidemiologico. Adesso c'è una cosa più magica che si chiama propensity score, per cui noi effettivamente utilizziamo dei parametri all'interno di un database del repository regionale e quindi con un algoritmo statistico, avendo in mano delle informazioni, sesso, indice di deprivazione. Questo indice di deprivazione è quello ecologico, diciamo, che dipende dalla sezione di censimento dove uno sta, che è associato appunto a un indice di ricchezza Istat, di fatto, elaborato anche dai nostri epidemiologi italiani.
L'età, l'indice di Charles sono in per sostanza quelli che sono stati i ricoveri e le motivazioni dei ricoveri precedenti. E quando precedenti? Noi ci siamo, abbiamo, tutto è partito, abbiamo messo un T0, un tempo zero al 1 gennaio 2006. Siamo andati indietro di 4 anni, abbiamo detto queste, come erano queste persone, come stavano le persone in provincia di Trieste, quelle delle microaree e non microaree, in termini di sesso, età, appunto precedenti ricoveri, l'uso di farmaci, di alcuni farmaci chiave. E abbiamo, attraverso questo propensity score matching, scelto le persone che non stavano nelle microaree che erano più simili a quelli delle microaree. Ma secondo questi parametri, non secondo la batteria di 300 indicatori che poi i colleghi di Torino hanno valutato, no, a posteriori nei due gruppi, perché questi altri indicatori evidentemente non esistono per tutta la popolazione della provincia di Trieste. Ok? E quindi poi abbiamo ristretto, come abbiamo detto, alla popolazione stanziale. Cerco di non farla troppo lunga perché adesso voi volete i risultati e non i metodi epidemiologici. Ci siamo anche domandati, domandiamoci tutti, dopo quanti anni comincia a funzionare il sistema microaree, l'intervento? Dopo quanti anni? Dopo quanti anni, dopo quanti giorni, dopo quante ore, dopo quanti minuti funziona, che ne so, la mia tachipirina per il mio mal di testa? Dopo quanto tempo funziona e si rende efficace l'intervento? Allora, siccome questo è un punto fondamentale, abbiamo definito una latenza, cioè un periodo, i primi 2 anni sono 2 anni in cui il sistema si deve organizzare, ma potrebbe essere uno sbaglio, potrebbe essere 2 anni, 1 anno, 3 anni. Abbiamo cercato supporto alla letteratura, abbiamo detto valutiamo quello che succede 2 anni dopo che uno è nella microarea rispetto agli altri. E poi abbiamo ovviamente usato varie forme di stregonerie statistiche, tra le quali il proportional hazard models, che tengono conto, sono analisi multivariati che tengono conto appunto di una serie di tutte quelle variabili che possono influenzare appunto l'esito, cioè il ricovero programmato piuttosto che urgente. Abbiamo in particolare considerato i primi ricoveri, proprio perché è importante non entrare nel percorso della malattia. Prima di arrivare, come si facciamo arrivare a una malattia, in particolare ad un ricovero urgente? Valutiamo i primi ricoveri, valutiamo gli accessi ai pronti soccorsi e poi valutiamo anche i ricoveri multipli. Le misure statistiche che utilizziamo sono sostanzialmente una cosa che si chiama hazard ratio, ma che li traduco, si chiama di fatto tasso di incidenza, cioè qual è il tasso di incidenza di essere ricoverato se sei urgente piuttosto che programmato rispetto a essere in microarea o non microarea. Queste sono le misure statistiche. Abbiamo poi, come dicevo, anche analizzato i ricoveri e gli accessi di pronto soccorso multipli, proprio per verificare che non solo noi ci cercava qui evidentemente di prevenire il primo accesso, ma di fare in modo che complessivamente i soggetti delle microaree avessero una rete che impedisse appunto che questi eventi comunque indesiderati o comunque eventualmente modificabili non si ripetessero. E lascio qui al dottor Castriotta la presentazione dei risultati. Allora, grazie, buongiorno, vediamo i risultati. No, la presentazione era la medesima, bastava andare avanti. È sempre la presentazione Barbone? No. Quella di prima. Sui risultati? Ecco. Se fate partire la presentazione, grazie. Allora, vediamo i risultati. Qui ancora non si vede. Ecco, allora, partiamo da una rapidissima descrizione della popolazione che abbiamo incluso. Allora, noi abbiamo incluso nella nostra analisi oltre 18.000 persone. 7.800 erano i residenti nelle microaree, la restante parte è il nostro gruppo di confronto. Allora, diceva il professor Barbone, abbiamo selezionato un gruppo di confronto cercando di
secondo alcuni criteri, trovare un gruppo che fosse paragonabile, confrontabile, omogeneo con il gruppo nelle microaree, per capire che cosa è successo in questi anni e cosa sarebbe successo se non ci fosse stato l'intervento, il progetto. Nelle microaree l'età media è un po' più elevata, ma dell'età ne abbiamo tenuto conto in fase di analisi utilizzando le regressioni. Allora, veniamo ai risultati, quelli veri e propri. Allora, come sono organizzati questi risultati? Ci prendiamo un attimo di tempo per capire come interpretare questi grafici. Allora, i modelli di regressione ci restituiscono dei risultati che sono relativi. Cioè io vedo dei rapporti dove al numeratore c'è quello che accade nelle microaree e al denominatore c'è invece quello che accade nel gruppo di confronto. Quindi in questo caso io sto guardando i ricoveri, i primi ricoveri, e il pallino nero individua i ricoveri totali per tutte le cause e programmati e urgenti insieme, il pallino verde invece, il verde e il rosso, individuano i ricoveri programmati e urgenti. Quello che vediamo, guardando a questi dati preliminari, con una bassa risoluzione, diciamo, per capire, guardiamo questi, i risultati da lontano, vediamo che c'è una riduzione significativa del 5% nel tasso di incidenza di primo ricovero. Cioè nelle microaree c'è una riduzione del 5% nel tasso di incidenza di ricovero, che può sembrare una riduzione piccola, ma in realtà vuol dire prevenire tutta una serie di ricoveri urgenti che ci sarebbero stati se non ci fosse stato l'intervento. Se aumentiamo il nostro dettaglio e inseriamo per esempio il sesso, del quale non tenevamo conto nel grafico precedente, vediamo che c'è un qualcosa di interessante. E cioè l'efficacia, l'impatto sanitario del progetto microarea sembra essere diverso a seconda del sesso che consideriamo. Sembra che sia stato più facile lavorare con le donne rispetto che con gli uomini. In effetti quella riduzione del 5% che abbiamo visto prima, se consideriamo solamente le femmine, è superiore. Abbiamo nelle femmine una riduzione che è dell'8% nel tasso di incidenza di primi ricoveri urgenti, per esempio, confrontati con le omologhe le pari sesso delle non microaree. Nei maschi invece sembra che questa efficacia non sia così evidente. Questo, anche se adesso nel corso dei risultati vedremo che non è esattamente così per tutte le cause di ricovero, però questo può essere un primo spunto di riflessione per chi coordina il servizio. Sembra che sia più facile raggiungere le femmine piuttosto che i maschi. Aumentiamo ancora di più il nostro dettaglio e concentriamoci un attimo sulle femmine, sulle donne. Prima abbiamo visto tutte le cause di ricovero, adesso iniziamo a distinguere per causa specifica di ricovero. Quello che si inizia a vedere è che l'efficacia sanitaria del progetto dipende anche dal tipo di patologia, dal tipo di condizione clinica. È evidente, probabilmente ci sono condizioni cliniche sulle quali è più facile intervenire e condizioni sulle quali è più difficile agire. In particolare i disturbi psichici. Questa è una cosa che abbiamo trovato molto congruente con quello che ci è stato raccontato, ma anche con lo studio di Torino. Quello che vediamo è che quella riduzione dell'8% che era relativa a tutti i ricoveri, se guardiamo semplicemente i ricoveri per disturbi psichici, questa riduzione è addirittura del 61%. Nelle donne residenti nelle microaree c'è una riduzione del 61% nel tasso di incidenza di primo ricovero urgente per disturbi psichici. La cosa interessante, che abbiamo trovato interessante, è che questa riduzione si associa ad un contemporaneo aumento del tasso di incidenza invece che riguarda i ricoveri programmati. Quindi i dati praticamente ci suggeriscono che queste donne con questi disturbi psichici sono state intercettate, il bisogno di salute di queste donne è stato intercettato e correttamente avviato verso un percorso programmato. E questa è, dal nostro punto di vista, una forte evidenza a favore dell'efficacia del progetto. Vediamo anche che ci sono state altre riduzioni importanti, come per quanto riguarda i ricoveri per malattie respiratorie, e abbiamo identificato anche in realtà un lieve eccesso di ricoveri urgenti, un lieve eccesso nel tasso di incidenza di primo ricovero urgente per le malattie cardiache e vascolari. Questo per dire quello che dicevo prima, che ci sono, diciamo, condizioni cliniche sulle quali è più facile agire e sulle quali possiamo vedere dei risultati anche importanti, e altre condizioni sulle quali invece è più difficile intervenire. Se guardiamo i maschi,
quindi il sesso maschile, analogamente a quanto abbiamo visto per le femmine, guardiamo che qui, in questo caso, per quanto riguarda le malattie cardiache e i primi ricoveri urgenti, c'è una riduzione sensibile del 9%. E come abbiamo visto analogamente per i disturbi psichici nelle donne, contemporaneamente aumenta il tasso di incidenza per i ricoveri programmati. Quindi per le malattie cardiache, vascolari, cerebrovascolari, abbiamo lo stesso fenomeno che si verifica nelle donne per quanto riguarda i disturbi psichici. Cioè una riduzione dei ricoveri urgenti e un contemporaneo aumento dei ricoveri programmati. Quindi le persone vengono intercettate e avviate verso percorsi diversi dal percorso urgente. Ma abbiamo visto anche una riduzione dell'incidenza, una riduzione significativa anche da un punto di vista statistico, del 35% nel tasso di incidenza di primi ricoveri per problemi urologici. Se scendiamo ancora più nel dettaglio e guardiamo, ritorniamo alle donne, la psicosi, che è un sottoinsieme di tutti i disturbi mentali, nella psicosi c'è stata una riduzione che è addirittura superiore dell'85%. Cioè il tasso di incidenza di primo ricovero urgente nelle femmine per psicosi è inferiore dell'85% se confrontato con il gruppo di confronto delle non microaree. E anche delle infezioni respiratorie acute abbiamo avuto una riduzione importante, una riduzione del 56%. Nei maschi, dove invece questa efficacia sembra più sfumata, se guardiamo con maggiore attenzione, in realtà troviamo qualche risultato positivo, anche decisamente positivo, lo troviamo. Nei maschi i disturbi mentali non sembravano particolarmente sensibili al trattamento al progetto microaree, ma in realtà, se guardiamo adesso le psicosi, c'è una riduzione che è di circa il 51%. Il dato, abbiamo lasciato un punto interrogativo perché non raggiunge la significatività statistica, il dato è un po' borderline, però il dato ci suggerisce che una riduzione verosimilmente c'è stata, al di là della significatività statistica, perché questo dato è coerente con quanto abbiamo visto nelle femmine, coerente anche con quello che ci è stato raccontato e con quello che abbiamo visto nel progetto di Torino. E inoltre c'è stata una riduzione significativa per i ricoveri per alcune malattie cardiache, come per esempio pericarditi, endocarditi e miocarditi. Quindi non è vero, come abbiamo visto inizialmente, che nei maschi l'efficacia del progetto non si sia avvertita. In effetti, per alcune patologie specifiche, anche nel sesso maschile, i risultati si vedono. Fino adesso abbiamo parlato di primi ricoveri. Ci siamo anche chiesti, ma qual è il rischio all'interno delle microaree di avere ricoveri multipli, ricoveri che si ripetono nel corso del tempo per la stessa patologia? Cioè il razionale è, se io ho un soggetto che non si cura del proprio stato di salute, evidentemente avrà una probabilità maggiore di essere ricoverato più volte per la stessa patologia, soprattutto se si tratta di ricoveri urgenti. Viceversa, se un soggetto che si cura del proprio stato, della propria condizione fisica, evidentemente avrà un rischio più basso di essere ricoverato più volte. Nelle femmine questo rischio di essere ricoverato più volte, di essere ricoverati più volte per le stesse cause, guardando a tutti i ricoveri, è più basso del 7%. Analogamente a quanto avevamo visto all'inizio per i ricoveri, no, come tasso di incidenza per tutti i ricoveri. Nei maschi, di nuovo, nei maschi delle microaree, diciamo il rischio nei maschi residenti nelle microaree è sovrapponibile a quello dei maschi residenti all'esterno. Se guardiamo con più dettaglio, vediamo che per quanto riguarda i ricoveri urgenti, prima vedevamo i ricoveri totali, quindi programmati più urgenti, adesso guardiamo solo gli urgenti, il rischio di essere ricoverati più volte per la stessa patologia nei soggetti di sesso femminile è più basso del 5%. Se andiamo a vedere delle patologie specifiche o dei gruppi diagnostici specifici, vediamo che questo 5% diventa un 18% se consideriamo i ricoveri per traumatismi ed avvelenamenti. E all'interno dei traumatismi ed avvelenamenti c'è una sottocategoria che sono le fratture. Le fratture, lo sapete, sono un evento abbastanza frequente, soprattutto quando abbiamo persone che tendono ad essere, no, ad avere un'età avanzata. E il rischio di ricoveri che si ripetono, ricoveri multipli per fratture nelle femmine, è inferiore addirittura del 25% rispetto al gruppo di confronto che è fatto dalle donne residenti nelle non microaree, all'esterno quindi delle microaree.
Abbiamo guardato anche cosa è successo al pronto soccorso. Il pronto soccorso è, lo sapete, la porta d'accesso principale dell'ospedale, il principale fornitore di ricoveri urgenti dell'ospedale. E in questo grafico i dati sono suddivisi per sesso, ma anche per codice di priorità. Voi sapete che al pronto soccorso, a seconda della priorità del quadro clinico del paziente, viene applicato un codice colore che va dal bianco, la situazione più semplice, al rosso, il paziente in pericolo di vita, passando per il verde e il giallo. Quello che vediamo, anche se in questo caso i dati non sono molto eclatanti, sono un po' borderline, però vediamo che sia nei maschi che nelle femmine c'è una riduzione di tutti quei codici di priorità più bassi, il codice bianco e il codice verde, che sono poi quelli che hanno un maggior rischio di inappropriatezza, cioè sono quei, individuano quelle condizioni cliniche che probabilmente avrebbero trovato una risposta più appropriata se, anziché accedere al pronto soccorso, fossero andati dal medico di medicina generale, per esempio. Quindi anche qui notiamo che c'è stata una riduzione degli accessi al pronto soccorso. Discussione. Fabio. Sì. Riassumendo, abbiamo evidenziato una riduzione dei tassi di incidenza di primo ricovero, quindi in particolare urgenti, nelle femmine, nelle donne. Direi che una risposta non è chiara, ma non è evidente neanche rispetto ai maschi. Complessivamente, mettendo insieme maschi e femmine, si mostra una riduzione degli accessi, dei ricoveri urgenti comunque. Ci sono certamente alcune patologie per le quali abbiamo visto, coerentemente con l'obiettivo, una forte riduzione. E questo in qualche modo rafforza forse diciamo proprio l'ipotesi relativa alla storia naturale di alcune malattie e condizioni. Attenzione, comunque la numerosità del campione, della popolazione, non è così ampia da consentire poi di condurre delle analisi stratificate per sottogruppi molto, molto fine. Ma complessivamente il messaggio importante è questa riduzione almeno del 5% nei ricoveri urgenti e anche maggiore rispetto alle femmine. Direi che di concludere però mostrando quelli che sono effettivamente i limiti e i punti di forza e forse un minimo di così pensiero che poi sarà completato certamente dal professor Costa rispetto alle prospettive e alla generalizzabilità. Sicuramente il progetto ha delle limitazioni, come lo dicevo all'inizio non era prospettico ma era retrospettivo, quindi c'è stato un enorme lavoro retrospettivo di recupero di dati, garantito peraltro appunto dal sistema informativo regionale, che ha dei punti di forza e dei punti di debolezza sicuramente. Attenzione, evidentemente non abbiamo ancora, non siamo stati in grado di valutare quelle che sono le micro aree attive successivamente al 2006, quindi è evidente che è fondamentale continuare a raccogliere i dati e poi a valutarle anche uno per uno, insomma per la possibile eterogeneità che ci potrebbe essere anche tra micro aree. Attenzione però che i numeri appunto non consentono poi delle analisi stratificate troppo fini. Però insomma questa è una indagine che riteniamo originale, informativa, perché comunque include 10 anni di follow up, valorizza certamente i dati sanitari coerenti di popolazione e quindi dovrebbero essere privi di bias, soprattutto in un territorio di Trieste con uno stesso diciamo sistema e organizzazione. E quindi questo rafforza appunto la validità del dato. Successivamente l'ultima cosa è che abbiamo tenuto conto anche appunto della latenza, questa è una discussione che forse si può fare insieme, ma appunto abbiamo verificato che dopo un certo periodo di tempo, cioè dal 2006 sostanzialmente in particolare arrivati al 2008 circa, si cominciavano a vedere i risultati e adesso complessivamente rispetto a tutto il periodo si nota quello che abbiamo visto di una riduzione in particolare dei ricoveri urgenti. Quanto è generalizzabile, e arrivo all'ultima nota, all'ultimo pensiero, quanto generalizzabile è questo risultato? Questo lo discuteremo insieme, ma già assieme, vedendo questi risultati rispetto a quelli dei colleghi di prima, quanto importante è davvero investire su queste popolazioni definite così strettamente in termini di bisogni? No, abbiamo visto che le persone
sole le persone senza amici, senza nel loro studio, senza famiglia, hanno evidentemente più problemi non solo sanitari ma anche di accesso alle quelle che sono il sistema sanitario standard, no? Io vorrei rivedere anche i nostri dati, se avessimo un campione più grande, guardando un follow-up più lungo, tenere conto anche di questi fattori appunto di quali sono i caregiver in sostanza che ci garantiranno eventualmente un risultato che sia comparabile e possibilmente anche più forte di quello che abbiamo ottenuto. E con questo pensiero ringrazio per l'attenzione. Se avete ancora pazienza, qualche minuto e i colleghi mi ridanno la mia presentazione. Riprendiamo i commenti, perché eravamo arrivati qua e ci chiedevamo cosa si impara allora alla fine dalla valutazione del programma microaree. Eravamo partiti dall'idea che ci fosse, scusate, eravamo partiti da queste uffa. Mi sto facendo dei pasticci. Eravamo partiti da questa idea che volevamo capire le microaree quanto funzionavano e ci siamo visti tutti i dettagli di questo progetto con le due branche, quella di Torino che centrava di più sui meccanismi, su come si genera capitale sociale, apriva qualche sguardo anche sugli esiti di salute, ma in modo indiretto, perché il disegno non poteva permetterlo, un disegno trasversale. Quello un po' più longitudinale, anche seppur retrospettivo, di Udine ci fa vedere invece i primi risultati in termini di capacità di evitare quello che gli esiti sfavorevoli dei percorsi, delle storie di salute delle persone. E se vogliamo arrivare a commentare queste cose, abbiamo una grande attenzione, abbiamo detto la nostra domanda è se i contesti e le comunità sono capaci di fare la differenza sulle storie di come lo svantaggio sociale fa male alla salute. Che le comunità possano essere centrali in questo lo dicono in tanti, lo dice l'OMS nella sua nuova strategia 2020, lo dice l'ONU negli obiettivi della sostenibilità, lo dice il Piano Nazionale di Prevenzione, lo dice il Piano Nazionale di Cronicità, che è l'ultimo arrivato, che chiede di investire molto nella parte di empowerment per riuscire a fare la differenza rispetto alla cronicità. E abbiamo anche una qualche evidenza scientifica, le linee guida NICE del 2016 dicono che effettivamente investire in comunità che fanno salute può essere efficace, però c'è ancora un sacco di incertezze su quali sono i meccanismi per cui i contesti sono effettivamente capacitanti. Trovate molti di questi dettagli nel sito www.disuguaglianzedisalute.it. Senza riprendere riprendiamo solo i risultati principali di questi due studi. Da un lato abbiamo due studi che si sono concentrati a confrontare il trattamento delle microaree coi controlli non trattati. Uno ha guardato quello di Udine, ha guardato gli eventi indesiderati. L'attesa era che ci fossero meno ricoveri inappropriati nelle microaree e più ricoveri inappropriati nei controlli. Tutto questo ci darebbe sostegno a concludere che effettivamente l'intervento può essere efficace sugli esiti di salute. Il lavoro di Torino ha lavorato sul capitale sociale, non in modo longitudinale, solo in modo trasversale, sul 2017. L'ipotesi è che nelle microaree si generasse più capitale sociale e nel controllo di meno, e la conclusione dovrebbe essere se le microaree sono efficaci nel produrre esiti intermedi di mobilitazione, di evitamento di meccanismi
che fanno male alla salute, a partire dallo svantaggio sociale. In più, in entrambi i casi, ma soprattutto quello di Torino, ha anche guardato come si distribuiscono i problemi. Questo meccanismo intermedio, che è quello che genera poi dopo gli effetti di salute. L'ipotesi è che ci fossero più problemi nelle microaree e meno problemi fuori dalle microaree, e le implicazioni sono, questa roba è un'indicazione importante per le allocazioni, perché dobbiamo allocare più risorse e più interventi dove ci sono queste situazioni. Allora, i risultati osservati, abbiamo visto, sono da Udine, che c'è una migliore capacità di prendere in carico malati cronici e malati mentali, e di evitare gli eventi indesiderati, inappropriati, misurati in vario modo, ricoveri urgenti, ricoveri multipli, eccetera, eccetera. Mi sembra che ci siano due categorie di target che vengono fuori, su cui si vedono i risultati. Uno sono gli anziani, malattie croniche, prossime allo scompenso, eccetera, dove abbiamo una maggiore capacità di controllo sugli scompensi, cardiaco e respiratorio, cioè lì i risultati sono ancora controversi, probabilmente vanno ancora raffinati, ma sembra di sì, sembra, soprattutto sulla parte respiratoria sembra evidente. È stato evidenziato anche sulla salute genito-urinaria, pensate ai problemi delle demenze e alla gestione dei cateteri, delle persone cateterizzate. Gran parte degli anziani, i problemi degli ricoveri inappropriati sono esattamente problemi legati a un catetere che non sta funzionando, che deve essere controllato, e meno traumatismi. Quindi sembra che effettivamente ci siano dei buoni indizi per dire effettivamente l'intervento delle microaree sta riducendo, migliorando la capacità di presa in carico e di follow-up dei pazienti cronici, sta riducendo il ricorso ai ricoveri inappropriati e controlla questo percorso. Sulla salute mentale è evidente invece l'effetto sui ricoveri urgenti. Qua la presa in carico su questo target particolare, che può essere anziani o non anziani, non importa, è invece effettivamente evidente. Quindi sono migliorabili per molti versi, come è già stato sottolineato prima, però abbiamo delle buone evidenze che questo sta producendo dei risultati solidi, dei risultati che sono di evitamento di effetti, di eventi indesiderati, che hanno un costo per il sistema sanitario e hanno un costo dal punto di vista della salute per le persone. I risultati osservati da Torino è che abbiamo evidenti meccanismi di disuguaglianze sociali nel produrre problemi di salute che si riproducono in questa popolazione. Queste disuguaglianze sociali in 25 problemi di salute, vita quotidiana, casa e relazione, sono evidentissime e ci dimostrano che sono i meccanismi che sono in azione. C'è una buona evidenza che effettivamente gli interventi sono in proporzione ai problemi, quindi l'allocazione delle risorse sta andando nella direzione giusta. Quindi abbiamo una situazione che identifica problemi, alloca le risorse in proporzione ai problemi, e cosa produce? Produce un maggiore controllo dei problemi grazie all'attivazione di capitale sociale. Qua è molto evidente dai risultati di Torino in questo senso. L'attivazione di queste risorse dentro la comunità, di queste capacità ulteriori dentro la comunità, dentro il contesto, produce una maggiore capacità di controllo dei problemi e maggiore capitale sociale con le sue diverse articolazioni, utile per la salute. E si lascia intravedere che potrebbe esserci un beneficio atteso nella salute mentale, stimabile, un po' ardimentoso il procedimento utilizzato, però, stante che era uno studio trasversale, è probabilmente l'unica cosa che si poteva fare con queste tecniche di simulazione. Quali implicazioni per le politiche? Questo apre un po' la discussione poi nella tavola rotonda. Su questi aspetti. Io ne sottolineo tre, oltre all'interesse di per sé per questi risultati. La prima è che effettivamente portare evidenza, prove che questa roba funziona, che questo tipo di programma, questo intervento funziona, suggerisce che bisogna articolare nuovi livelli di assistenza. Che tra l'altro sono un contributo sostanziale perché l'Italia proceda verso l'equità nella salute. Il nuovo decreto sui livelli di assistenza, sui nuovi LEA, ha effettivamente enfatizzato che deve essere ben normato i diritti dei pazienti e le prestazioni nuove per tutte,
e che tutto questo meccanismo deve essere aggiornato periodicamente in modo continuo tramite la commissione permanente dei LEA, in verità per i vulnerabili, per i fragili, per le persone svantaggiate socialmente, l'unico nuovo intervento che ha introdotto il nuovo decreto dei LEA è un LEA sulla salute orale dei vulnerabili. Quindi questo nuovo decreto di LEA apre le porte per aggiornamenti in questo senso e per accogliere i risultati di questo seminario e di questa valutazione, però in sé per sé non ha aggiunto niente per la salute dei più svantaggiati. Io credo che se si vuole incorporare i principi di equità e giustizia sociale come criterio nella scelta e definizione dei nuovi LEA, offrire alla Commissione LEA come riflessione i risultati di questo lavoro sulle microaree dà effettivamente uno spunto enorme. Questo potrebbe essere un primo obiettivo, una prima implicazione. Portiamo al tavolo dei LEA questi risultati per dire facciamolo diventare effettivamente qualcosa di più operazionalizzabile, perché l'attuale aggancio ai LEA che è stato menzionato prima dal nostro coordinatore in verità è ancora troppo vago. Qua ci sono già molti elementi da questo studio che ci potrebbero permettere di operazionalizzare meglio la definizione di cosa dovrebbe essere esigibile in termini di interventi di comunità dentro la lista dei LEA. La seconda implicazione è che questa valutazione lascia intravedere che è possibile incominciare a stimare il ritorno sociale che si fa sugli investimenti. E questo potrebbe essere potrebbe alimentare delle formule alternative di finanziamento esterne alla spesa pubblica. Siamo sempre più preoccupati del fatto che le restrizioni nei bilanci del sistema sanitario non ci permettono di fare grossi investimenti, non abbiamo nient'altro su cui disinvestire, eccetera. Qua questo progetto lascia intravedere che ci sono benefici sia per la salute sia che per altri outcome di funzionamenti della nostra popolazione, che potrebbero essere di interesse a una pluralità di fonti di finanziamento, sia di fonti di finanziamento istituzionali sia di fonti di finanziamento private, lì mi sembra che ci sia di capire che sia in Commissione europea sia a livello italiano ci sia sempre più attenzione su questi nuovi meccanismi che cercano di lavorare su investimenti nel breve periodo per ottenere risultati misurabili sul lungo periodo, e che questo possa diventare l'oggetto di meccanismi di finanziamento come sono i social investment funds o i social investment instrument come social outcome contracts o social outcome bonds. Questa è un'area ancora tutta da sviluppare, però probabilmente questa delle microaree è una degli interventi di comunità che fanno salute, è una delle prime aree dove possiamo effettivamente dimostrare che ci sono tutti gli ingredienti per farlo, perché ci sono valutatori esterni che mostrano dei benefici misurabili rispetto a interventi che cominciano ad avere un nome e cognome, in che cosa consiste l'intervento, i meccanismi che svelava l'intervento, il lavoro di Torino fa vedere esattamente quali sono i fattori di successo nel funzionamento delle microaree che potrebbero diventare oggetto di un contratto. Sono tutte le caratteristiche che potrebbero essere offerte sul mercato degli investimenti sociali. E questa potrebbe essere un'altra conseguenza. E la terza implicazione è che effettivamente è per la ricerca. Abbiamo nuove conoscenze scientifiche sui meccanismi di azione e sull'efficacia degli interventi, dei meccanismi capacitanti. Vi ricordate, eravamo partiti da qua, adesso vedete le frecce le ho colorate, in verde e in rosso. Le frecce verdi sono dove l'evidenza scientifica è molto solida. Quelle rosse dove è poco solida, noi non siamo ancora perfettamente convinti che ad esempio il basso reddito faccia male alla salute, siamo più convinti che la salute faccia male al basso reddito, faccia venire più basso reddito, è più verde quella. Queste sono le evidenze scientifiche, lo stesso sui mediatori e lo stesso sul ruolo del dove stai, degli effetti capacitanti.
In questa storia il progetto Microaree ha introdotto un sacco di verde, perché ha cominciato a gettare luce su un'area che è molto poco conosciuta, sulla solidità delle prove che dimostrano che le comunità capacitanti fanno effettivamente la differenza sulla salute. Quindi effettivamente anche per la comunità scientifica stiamo dando dei contributi interessanti come esperimento. Quindi io suggerirei queste tre implicazioni: uno sui LEA, proprio gli investimenti istituzionali, ruolo istituzionale, uno sugli investimenti sociali e uno sulla ricerca. È un progetto che sta dando effettivamente degli spunti molto, molto interessanti, quindi suggerirei queste come riflessioni per proseguire nella nostra discussione.